Se invece si deve studiare il caso in cui le radici sono concordi, ovviamente queste soluzioni sono concordi se hanno lo stesso segno, quindi o x1 e x2 sono positive oppure x1 e x2 sono negative. E allora ovviamente il prodotto di queste soluzioni sarà sempre positivo sfruttando la regola dei segni, quindi porremo c fratto a maggiore di 0. Consideriamo allora questo esercizio, kx alla seconda meno 2kx più k più 1 uguale 0. Vedete che i coefficienti sono evidenziati con colori diversi, quindi cominciamo subito con l'esercizio perché dobbiamo determinare per quali valori di k le radici sono reali e concordi. Innanzitutto il coefficiente deve essere diverso da 0, quindi poniamo k diverso da 0. Poi le radici devono essere reali. Siccome non è specificato se queste radici siano coincidenti oppure distinte, noi poniamo il delta maggiore o uguale a 0 e otteniamo che questo delta è positivo o uguale a 0 per k minore o uguale di 0. In più dobbiamo porre la condizione per cui le radici siano concordi, quindi sappiamo adesso che il loro prodotto deve essere positivo. Pertanto porremo che c fratto a è maggiore di 0, da cui si ottiene questa fratta che va studiata a parte e otteniamo come soluzioni k minore di meno 1 oppure k maggiore di 0. Logicamente, avendo che k deve essere diverso da 0, dobbiamo andare a considerare meglio queste soluzioni e magari potremmo anche unirle all'interno di un grafico tenendo conto che stiamo risolvendo un sistema. Pertanto, nella prima riga abbiamo rappresentato k diverso da 0, poi k minore o uguale a 0 e infine k minore di meno 1 oppure k maggiore di 0. Dovendo considerare gli intervalli comuni, andiamo a prendere soltanto l'intervallo k minore di meno 1. Se poi le radici sono discordi, vuol dire che i segni sono opposti per quanto riguarda le soluzioni x1 e x2 e ovviamente avrete capito che andremo sempre a considerare il prodotto per cui uscirà sicuramente negativo per la regola dei segni. Quindi la condizione da porre quando le radici sono discordi è che il prodotto c fratto a sia minore di 0. Prendiamo allora lo stesso esercizio, cambiamo soltanto la traccia. Adesso abbiamo delle radici che devono essere reali e discordi. Quindi, come sempre, il coefficiente va posto diverso da 0 laddove all'interno del coefficiente compaia il parametro. Poi dobbiamo porre delta maggiore o uguale a 0, otteniamo che k è minore o uguale a 0. E infine il prodotto c fratto a deve essere minore di 0. Quindi, studiando il segno di questa fratta, otteniamo che k è compreso tra meno 1 e 0. Andando quindi ad unire queste soluzioni all'interno di un grafico, ci rendiamo conto che l'intervallo delle soluzioni comuni a tutte e tre le espressioni che troviamo all'interno del sistema è appunto k compreso tra meno 1 e 0, quindi l'intervallo di estremi meno 1, 0.